Innanzitutto vorrei ringraziare Federica perché il 22 settembre c'è stato un incontro qui a Roma con alcune di voi e organizzato appunto da Federica. E niente, è stato un pomeriggio molto carino, spero di replicare presto. E io purtroppo ecco, non ho fatto acquisti, però li ho fatti dopo, purtroppo i danni li ho fatti lo stesso, mi sono trattenuta quel giorno, ma poi dopo non ho potuto trattenermi. Comunque, quest'oggi infatti volevo far vedere i miei ultimi acquisti. Inizio con l'ombretto della collezione Makeup Art Collection, che è questo bellissimo viola matte. Scusate, si è sporcato perché l'ho appena utilizzato per il video. Questo tutorial e si chiama Violet Trance. Secondo me la bellezza di questo ombretto parla da sola, quindi non c'è molto da dire, a parte il fatto che se provate a swatcharlo sulla vostra mano noterete che scriverà pochissimo. Questo perché? Perché è un matte. Stesso discorso del carbon, con il pennellino scrivono benissimo, potete vedere, questo è stato sfumato. Quindi assolutamente non preoccupatevi perché ha un'ottima scrivenza, se è questo che vi trattiene dall'acquistarlo, ecco, acquistatelo. Poi ho acquistato la Pep & Prime, questa polvere bianca. Vi ricordate, avevo detto che appunto ero indecisa tra la Makeup Forever HD e la MAC Prep & Prime. E alla fine ho scelto questa per una questione di logistica perché mi trovavo nei pressi del Mac Store, no, della Mac alla Queen, quindi Mac Corner, e volevo assolutamente acquistare qualcosa, questo forte desiderio, avevo bisogno di questa cipria e quindi l'ho presa. So far so good, nel senso che ce l'ho circa da 2 settimane e l'adoro, l'applico tutti i giorni e mi piace tantissimo. Avevo notato che in fotografia schiariva un pochino, in realtà non era questa cipria ma era il fondotinta perché ancora ero un pochino abbronzata e stavo utilizzando una sorta di miscela di fondotinta per cercare di arrivare al mio colore, però rimaneva sempre un pochino chiaro. Ovviamente questo un minimo è trasparente, però se l'applichiamo sopra un fondotinta che già di base è più chiaro rispetto al nostro incarnato, sarà come applicare, mettere una ciliegina sulla torta, insomma. Comunque, faccio vedere, assolutamente non scrive, cioè è assolutamente trasparente, scusate. Altro acquisto, Makeup Forever Smoky Lash, il mascara. Veniva in questa scatolina perché praticamente l'ho preso da Sephora, ovviamente. Mi piaceva questo, volevo cambiare mascara, a dir la verità, lo so, sono affezionatissima al mio Dior Show Blackout e francamente per quanto questo sia un ottimo mascara me ne sono un po' pentita. Perché? Perché il Dior Show Blackout secondo me non ha uguali. Comunque un ottimo mascara anche questo, volumizzante, incurvante, francamente di allungante noto poco. Adesso giudicate voi. Una cosa positiva di questo mascara è appunto che se sudate molto come me quando vado in palestra, questo mascara non si scioglie. E al che direte, ma è waterproof? No, non è waterproof. E allora vi chiederete di nuovo, ok, se non si toglie neanche se sei diventata viola e sprizzi acqua da tutti i pori, per non dire altro, sicuramente sarà molto difficile anche struccarsi. E invece no, se utilizzate dell'acqua tiepida, fate così, un pochino di acqua tiepida, cercate di mantenerla con le mani, vedrete che in pochissimi secondi si scioglierà. Poi basterà semplicemente applicare un normale, il vostro quotidiano detergente struccante e tutto il nero verrà tolto. Il campioncino, in realtà, cioè l'omaggio in realtà che ho pagato, perché costa 50 centesimi di più la confezione, tenevo a precisare, non l'ho ancora provato, quindi vi farò sapere per quest'altro prodotto. Altro acquisto, ieri sono stata alla MAC con la mia amichetta, perché ero troppo curiosa di vedere le ultime due collezioni, la D-Squared
e la Style Black. Devo dire, della Style Black mi piacciono, mi sono piaciuti soltanto gli ombretti, in particolare quello blu, il nero con i riflessi blu, il nero con i riflessi viola e il nero con i riflessi oro. Quali ho acquistato? Nessuno. Quali sono tentata ad acquistare? Il nero con i riflessi oro, perché è un, se vogliamo, potrebbe essere utilizzato su un trucco anche quotidiano, in minima percentuale, non applicate poco 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 perché sennò però i colori erano tutti bellissimi, il gloss nero no, non sono assolutamente sul mio generis, mi piacciono i gloss molto naturali, molto delicati, e quindi niente. Mi intrigavano molto le maschere che andrò a provare. E della collezione di Squared mi è piaciuto il rossetto rosa, un bellissimo punto di rosa, molto delicato, ed è, se non vado errando, un Luster. Il nome mi sembra Naked Rose, ma non vorrei sbagliare perché non mi sono informata bene circa questa collezione. Però ho comprato una cosina ed è una cosina molto carina, l'ho presa e sono giustificata perché è un'edizione limitata e quindi niente, ho indugiato. Da 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 da, ho preso appunto lo Sculpt and Shape Powder, questo è nel colore Accentuate Sculpt ed è un marrone molto molto freddo, potrei dire quasi grigio, in realtà non è assolutamente grigio, e questo illuminante rosa pesca. Questo è matte, questo colore, e questo è satinato. Ora non sono impercettibili praticamente, ecco, ho fatto lo swatch ma non si vede. Su questo prodotto non posso ancora pronunciarmi perché finora è stato utilizzato due volte, ieri nel pomeriggio al negozio MAC e ieri sera appunto. Ragazzi, ho visto anche i Desiglass Cream o i Desiglass Cream, a seconda di come si voglia pronunciare. Mi piacciono, me ne piacciono tre per il momento, e sono il Soft Dazzle, che è un pesca rosa molto molto chiaro, Sublime Shine, è un beige con sottotono aranciato, e il Perfectly Unordinary, che è un rosa con sottotono pesca. E che altro dire, prossimamente farò nuovi acquisti, altri acquisti, sicuramente sì. Per il momento è tutto, spero che questo video sia stato di vostro gradimento e non sia stato troppo noioso, e un bacione a tutte, ciao!